Mister Yantink, a Gaeta, per conoscere il know-how di alcune realtà tessili di questo comprensorio, avete aperto da circa un mese questo bellissimo Fashion Dream Incubator. Naturalmente siete venuti per firmare questo accordo con il CISE, nei confronti del quale siete molto interessati. Sì, il Fashion Dream Incubator è un'iniziativa molto importante, un progetto che vuole promuovere, ecco, il sistema, ecco, della moda italiana, ecco, sul mercato cinese. Sono qui oggi, ecco, in visita a Gaeta per firmare, ecco, con il consorzio, ecco, del Sud Pontino per instaurare questo rapporto di collaborazione strategica, ecco, e di promozione di questo territorio, delle aziende del fashion di questo territorio sul mercato cinese. Ecco, quali sono le sue prime considerazioni dopo aver anche incontrato i primi imprenditori che potrebbero essere interessati ad arrivare in Cina e esporre i loro marchi, i loro prodotti nella vostra realtà? Ho visto adesso, ecco, due aziende, ecco, ho toccato con mano anche i loro prodotti, ecco, sono dei prodotti belli, ecco, belli, ecco, quindi da portare, da promuovere, ecco, su un mercato, ecco, molto grande come la Cina, ecco. Ecco, lei ha chiesto soprattutto a questi imprenditori quali sono i loro mercati. Naturalmente voi siete un popolo troppo intelligente. Questa è la domanda alle aziende, no? Per capire in quali mercati sono già presenti, per me serve per capire anche il grado di internazionalizzazione, ecco, di un'azienda. E siccome stiamo parlando, ecco, di un paese come la Cina, un paese molto grande dal punto di vista delle dimensioni e dei consumatori, è importante, ecco, quindi per me capire e selezionare anche aziende che comunque abbiano una certa dimensione, una certa anche predisposizione, ecco, verso l'internazionalizzazione. Lei è stato anche molto corretto nei confronti di una stilista locale che lavora la seta comunque equivale alla Cina. Lei ha fatto i complimenti perché ha apprezzato anche la qualità della seta prodotta in Italia. Sicuramente la seta italiana, così come quella seta cinese, sono due nazioni importanti, ecco, dal punto di vista della seta. Però nell'azienda, ecco, di stamane io ho visto, ecco, oltre alla materia prima, ho visto uno stile, una creatività, dei colori, ecco, molto belli. E in questi colori e stile vedo anche un forte legame col territorio, con il tema, ecco, del mare, col tema del yachting, ecco, quindi questo è un elemento molto importante perché la moda non è fine a se stessa, la moda è anche cultura e espressione di un territorio. Il popolo cinese, l'imprenditoria cinese comunque è molto saggia nel affermare, nel sottolineare che arriva in Italia anche per carpire alcuni segreti del know-how dell'impresa Italia. Io penso che in questo mondo globalizzato, ecco, la condivisione, l'apertura e condivisione sia un must. Così come la Cina oggi, ecco, naturalmente apre il suo mercato, ecco, al mondo intero, in questa apertura, oltre al rapporto puramente commerciale, vuole anche sviluppare, ecco, delle ricerche congiunte, dei brand congiunte, del marketing congiunto, eccetera. Ecco, quindi c'è interesse, ecco, da parte cinese, ecco, verso anche queste collaborazioni. Direttore Giampaolo Scalessa, direttore del Consorzio Industriale, firma per conto del CISE questo protocollo. Tu hai partecipato personalmente all'inaugurazione di questo store neanche un mese fa. Ti immaginavi che si bruciassero Giampaolo i tempi veramente in un lasso di tempo così breve? Ma in effetti, quando vedi la struttura, capisci che si vuole creare un punto di attrazione dove tutte le aziende possono avere un punto di riferimento. Perché molte volte, le nostre aziende si affidano a intermediari che, non sempre conoscono effettivamente la realtà del mercato per quale si va a operare. In questo modo ognuno presenta la sua produzione e si confronta anche con la produzione di altre aziende, di altri territori, sempre italiani, che sono in questo megastore.
È chiaro che poi il tutto si sviluppa perché quello è un punto di riferimento e sarà un punto di riferimento per tutti gli operatori del settore moda. Nasce in un distretto che è il distretto tessile, dove c'è un punto di ricerca, ci sono molti centri di ricerca, c'è la presentazione di tutti i tessuti che vengono costruiti in quell'ambito, e tenete conto che addetti al settore tessile ci sono 36.000 aziende. È evidente che in questo modo noi ci siamo adoperati non perché siamo conoscitori della moda o perché siamo operatori della moda. Ignoriamo completamente tutto ciò che c'è dietro il discorso della moda, però noi, il nostro compito è di creare delle strutture e di sostenere delle strutture per metterle a disposizione degli operatori locali. Grazie.